di inviati del Latte nel Cuore, da Black e White. Oggi siamo davanti alla redazione del Corriere della Sera per... Oddio! Per che cosa? Black, siamo venuti per parlare con la giornalista Emilia Costantini della questione legata alla chiusura del Teatro Valle. Giusto, andiamo. Andiamo. Buongiorno. Buongiorno. Lei che ha seguito la vicenda, ci racconta che cosa è successo al Teatro Valle dal 2011 ad oggi? È una vicenda molto dolorosa, quella del Teatro Valle. Comincia con la dismissione dell'ente teatrale italiano, un momento così di riflessione. Dei lavoratori dello spettacolo occupano, a giugno del 2011, occupano il Teatro Valle. Ci è sembrata a tutti un'azione di protesta nei confronti di questa lentezza burocratica. Questo teatro è stato per 3 anni autogestito dai cosiddetti lavoratori dello spettacolo, che vivevano notte e giorno dentro questo teatro, peraltro non pagando le bollette, tutto a spese del Comune di Roma, che restò immobile, totalmente immobile. Facevano anche degli eventi importanti, ecco, gli eventi importanti. In questi 3 anni hanno partecipato a questi eventi anche dei personaggi di grande rilievo nazionale e anche internazionale. Ma è diventata una passerella di personaggi che facevano l'apparizione senza apportare però un progetto che potesse effettivamente trasformare quell'occupazione in qualcosa di condiviso anche dalla comunità. Con l'avvento di un nuovo sindaco e con, quindi stiamo parlando di Ignazio Marino, e con la dottoressa Marinelli, che era all'epoca l'assessore alla cultura, riuscì a convincere bonariamente alla disoccupazione dello spazio. Finalmente il teatro rientra nelle mani del comune e lì ricomincia una situazione di incertezza. C'è stata una delibera da parte del commissario Tronca, che poi è arrivato dopo Ignazio Marino, che ha fatto questa delibera dove intanto c'era il passaggio di proprietà dal Ministero dei Beni Culturali al Comune, lo stanziamento già di un budget per cominciare i lavori, quindi 3 milioni di euro, e poi la decisione da parte del Comune di affidare questo teatro al Teatro Stabile di Roma. Al momento è tutto fermo. L'immobile non è di proprietà della famiglia Capranica? No, non tutto l'immobile. Della famiglia Capranica è di proprietà una parte del foyer. Questa parte del foyer infatti è stata rimessa a posto e ripresa in gestione dallo Stabile di Roma, se ne è occupato proprio il direttore dello Stabile, Antonio Calvi, per fare però dei piccoli eventi. Davanti ad un teatro così importante e visto anche il passaggio di consegna dal Ministero dei Beni Culturali al Comune di Roma, e visto che comunque le istituzioni anche con questo passaggio di consegna non si sono dimostrate in grado di occuparsene e gestirlo, secondo lei si potrebbe pensare all'idea di affidarlo a dei privati? Ma si era parlato di privati, si era fatto avanti addirittura Oscar Farinetti con Baricco, quindi Baricco per la parte di programmazione. E c'è un affitto da pagare? Chi lo paga? Lo paga, credo che lo paghi il comune, sì, lo paga il comune. Quindi lo paghiamo noi? Lo paghiamo noi, sì. Sì, questo affitto lo paga il comune, sì, penso proprio di sì, assolutamente. E, sappiamo che sono stati stanziati dei fondi anche per la riapertura del teatro, quindi cos'è che rende difficile far rinascere questo teatro, oltre a tutte le questioni che lei comunque ha elencato? Ci sono delle istituzioni incapaci di rendere questo spazio di nuovo vivo. Perché noi abbiamo più volte sollecitato con la campagna che abbiamo fatto, martellante, sul Corriere della Sera, io ho fatto un blitz dentro il teatro, chiedendo fra l'altro all'assessore alla crescita culturale Luca Bergamo, che fa parte della giunta Raggi,
chiedendo un suo intervento e di venire con me dentro il teatro a fotografare lo stato del teatro in questo modo. Foto che poi abbiamo pubblicato sul Corriere della Sera e che hanno suscitato l'indignazione dei cittadini. Luca Bergamo è stato latitante, totalmente latitante. Nel settembre scorso aveva affermato in un'altra conferenza stampa che il problema del Teatro Valle non rientrava nelle priorità di Roma. Ha chiamato il capo redattore della Cronaca di Roma, Sergio Rizzo, dicendogli le testuali parole: quando è che la smetterete con questo martellamento contro, come se fosse contro il comune? No, era per il Teatro Valle, non contro qualcuno. E il mio capo redattore ha risposto candidamente: quando noi smetteremo, quando lei si deciderà a prendere una posizione. Finalmente Luca Bergamo, con molta difficoltà, ha partorito un 30 righe dove diceva che in questo pezzo uscito sul Corriere ci sarebbero voluti 1880 giorni, cioè circa 6 anni per rimettere a posto questo teatro, al che il giorno dopo Luca Barbareschi mi chiamò e disse: gli mando io, il mio architetto, i miei lavoranti che in 4 mesi hanno rimesso a posto 2 teatri, perché la cultura in Italia viene considerata lo 0,0000% del PIL, eccetera, quando dovrebbe essere il motore principale della nostra economia. Purtroppo abbiamo a che fare con, e qui chiudo, con dei personaggi politici, cari ragazzi, che non vanno mai a teatro. I nostri politici sono ignoranti, quindi la cultura non gli interessa. Grazie per averci ricevuto. Grazie a voi. Non aspettate un altro diluvio universale per trovare una soluzione. Oddio, da black e white è tutto. Appuntamento alla prossima missione.